Ciao a tutti, benvenuti nel 41esimo episodio della serie di Old School RuneScape. Oggi facciamo una quest. Ok, rieccoci di nuovo qua in un nuovo episodio. È passato un po' di tempo dall'ultimo e ho ottenuto un sacco di livelli in varie skill. E tra l'altro ho anche provato per la prima volta ad affrontare il minigame Burrows. Vi mostrerò il level up e come è andato con la mia prima volta ai Burrows adesso. Yo! Ma che cazzo? Jack support faggots. Ma che cazzo? Happy Pride month to everyone. Parto.
Bello 60 così. Dai, 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 dai. Ok. Ma porco. Niente, si riprova un'altra volta. Ebbene sì, come avete visto, non è andata come speravo. Quindi ho deciso che da qua in avanti, fino a diversi episodi, non so quanti, mi concentrerò semplicemente sulle quest, perché è la cosa più giusta da fare in questo momento. La quest che andremo a fare oggi è questa qua, The Fremnic Trials. È la prima di una serie di quest, la quale ci permetterà di sbloccare un equipaggiamento molto utile, ossia l'Helm of Nightsoth, Aethnoth. Non so come si pronunci, però so che è un elmo molto utile e ci fornirà un ottimo upgrade al nostro setup. Lo otterremo quando completeremo questa quest qua. Ma per avviarla dobbiamo prima completare questa quest qua, che è quella che faremo oggi. La completeremo anche se non abbiamo i requisiti per completarla, tanto la possiamo completare lo stesso. E questa quest, il modo in cui si svolgerà sarà un po' diverso dal solito. Infatti voglio provare un plugin di Runelite, questo qua, Quest Helper, il quale ci dà un ottimo aiuto durante le quest. Andiamo qua sulla quest e ci dà tutto ciò che ci serve, le ricompense, ci dice anche cosa dobbiamo fare e ci mostra anche sulla mappa dove dobbiamo andare, con chi parlare e cosa fare. Quindi è un plugin molto utile che utilizzerò per questa quest, però non credo che l'andrò a utilizzare in futuro perché semplifica troppo le cose a parer mio. Come potete vedere, il mio inventario l'ho già preparato, è pieno di oggetti. E per cominciarlo dobbiamo parlare con Brant nella Long Hall, nella sala lunga, sala dei Vichinghi. Parliamogli. Come potete vedere, il plugin ci evidenzia anche cosa dobbiamo dire, quindi è veramente facile completare le quest. Vediamo cosa ci offre. Brunt ci offre di entrare nel suo clan e diventare un Fremnik. Un vichingo, presumo.
Per diventare un Fremnik o dobbiamo nascere Fremnik o dobbiamo essere votati dal consiglio degli anziani. Dobbiamo parlare con ciascun anziano e ottenere il loro voto. Ce ne sono 12 e noi dobbiamo ottenere la fiducia di 7 di loro per venire votati. Questa quest è composta da 7 trials, 7 prove, quindi sarà una quest molto lunga. Come vedete il plugin ci dice già con chi dei vari anziani parlare. Parliamo con l'anziano Olaf the Bard, Olaf il Bardo. Per ottenere il suo voto dovremo provare le nostre skill musicali, le nostre abilità musicali. Per fare ciò dovremo suonare nella sala lunga. Per suonare ci servirà una lira, che dovremo rubare se non sbaglio. Ok, in questa parte della quest il plugin non ci aiuta perché ci sta mandando a fare una cosa che noi non possiamo fare perché non abbiamo gli skill requirements. Noi per ottenere la lira dovremo uccidere vari NPC. Come potete vedere ho raggiunto 60 a defense, oltre che a livello 50 a magic. Quindi adesso possiamo continuare adesso a aumentare di livello in strength. Infatti ho visto che il modo più efficiente è livellare prima strength. E non ci droppa niente. Questi NPC hanno una probabilità su 17 di droppare la lira, quindi ci vorrà un po'. Oh, ce l'ha droppata, che culo. Ok, adesso dobbiamo incantare questa lira. Per farlo dobbiamo portarla, come ci dice qua, a sud, all'altare. Ok, ci ha intonato la lira. È stato molto emozionante. Adesso possiamo tornare indietro. E abbiamo ottenuto il suo voto. Ora dobbiamo parlare con Manny. Manny il festaiolo. Ok, dice che otterremo il suo voto solamente se lo battiamo in una gara di bevuta. Ok, dice che l'incarica è semplice. Siamo noi contro Manny e ci dobbiamo sfondare di alcol. Accettiamo. Ok, abbiamo perso la gara. Diamo la nostra birra a questo lavoratore. Ci dà un oggetto strano. Con questo plugin è veramente una cazzata. Non bisogna stare a leggere la wiki ore e ore per capire, basta seguire quello che ti dice. Ok, mi sa che dobbiamo comprare delle bevande analcoliche da questo venditore qua. Ok, abbiamo ottenuto una botte con della birra finta. Adesso possiamo tornare indietro. Ok, dobbiamo infilare una bomba qua dentro. Ok, abbiamo distratto tutti con l'esplosione e adesso possiamo battere Manny nella competizione bevendo con la botte di alcol finta. Ok, adesso dobbiamo parlare con l'anziano Sigli. Per ottenere il suo voto dovremo dimostrare le nostre skill di caccia. Vuole che combattiamo e cacciamo un nemico molto più pericoloso, il Draugen. Chiediamogli se è un drago. Dice di no, dice che è un fantasma malvagio che viene dalla mitologia dei Fremnik. Accettiamo la challenge. Ok, ci ha dato questo talismano e ci permetterà di localizzare il fantasma. Ci guida a sud-est. Il Draugen. L'ho trovato seguendo queste farfalle bianche. Non dovremmo avere nessun problema a sconfiggerlo. Ok, otteniamo la sua essenza vitale. Possiamo andare a ottenere anche il voto di Sigli. E adesso dobbiamo parlare con l'anziano Sigmund, il mercante. Ok, vuole un semplice fiore per ottenere il suo voto. Dice che qualcuno in questa città ha un
estremamente raro fiore, vuole che noi dimostriamo le nostre skill di commercio ottenendo questo fiore. Accettiamo. Ok, sappiamo che ce l'ha lui questo fiore. Per ottenerlo dobbiamo ottenere una ballata, quindi parliamo con Olaf. Questa parte della quest è un continuo parlare con vari NPC e questo plugin facilita enormemente le cose. Veramente, anche i braindead riescono a usare questa roba. E comunque non è male perché senza questo plugin starei molto più tempo a capire cosa fare. Ok, ci dà finalmente i fiori dopo aver fatto il postino per mezz'ora. Devo portarmi delle stamina potion, lo sapevo. Ok, abbiamo ottenuto il suo voto. Ora dobbiamo ottenere il voto di Thorvald. Ok, per ottenere il suo voto dovremo combattere un guerriero speciale chiamato Koschei. Per dare la prova che noi siamo. Ci meritiamo il voto, dobbiamo sconfiggerlo 3 volte. Ok, mi sono preparato per sconfiggere Koschei. Non dovremmo avere problemi. Eccoci qua sotto. Craftiamo una staffa. E cerchiamo Koschei. Eccolo qua. Adesso c'è la seconda fase. Ok, non abbiamo problemi. Adesso c'è la terza fase, preghiamo. Guardate come prayer flicco. E adesso dobbiamo morire oppure sconfiggere un'altra volta Koschei. Non abbiamo più prayer points, quindi lasciamoci ammazzare. Ok, non l'abbiamo battuto, ma lui era interessato se noi eravamo coraggiosi per affrontarlo. Abbiamo provato ciò, quindi otteniamo anche il suo voto. Ok, adesso dobbiamo parlare con Swensen, il navigatore. Ci mancano ancora 2 prove e poi abbiamo finito la quest. Ok, dobbiamo superare un piccolo test. Se dimostriamo che abbiamo un buon senso dell'orientamento, otterremo il suo voto. Ok, dobbiamo affrontare un labirinto, da quanto ho capito. Ok, ci dice il plugin dove andare, quindi è veramente una cazzata. Ok, è stato veramente rapido. Otteniamo anche il suo voto. Adesso dobbiamo parlare con Pir, il Sir, il veggente, qua accanto. Ok, per ottenere il suo ultimo voto dobbiamo risolvere il suo puzzle. Un test di intelligenza. Ok, depositiamo tutti i nostri oggetti e adesso possiamo entrare nella sua casa. Oddio, veramente facile. No? Ok, non so cosa ho fatto. Ho risolto il puzzle molto rapidamente. Ok, abbiamo ottenuto tutti i voti, adesso possiamo parlare con Brunt. Finalmente.
E diventiamo Fremnik. Ci ho messo un'ora a completare la quest anche con il plugin Quest Helper. Veramente una quest lunga e intricata, diciamo. Ci dà 3 punti quest, 2800 XP in Strength, Defense, Attacco, Hit Points, Fishing, Thieving, Agility, Crafting, Fletching e Woodcutting. E ora siamo dei Fremnik, quindi possiamo accedere ai negozi qua a Relleca, al villaggio vichingo. Raggiungiamo un livello 27 a Thieving, 35 a Crafting, 18 a Fletching e 38 a Woodcutting. Adesso, tra l'altro, qua a Relleca possiamo comprare qua al negozio di elmetti questi Warrior Helm, che sono elmetti molto molto forti. Tuttavia a noi non ci interessano, perché completando poi la prossima quest The Fremnik Isles potremo, come ho detto a inizio video, sbloccare l'elmo di Nate Itznot. E niente, spero che questo episodio vi sia piaciuto, noi ci rivediamo al prossimo. Bella.